Il dossier presentato oggi da Legambiente a Subici Confesercenti è importante perché mette in risalto quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza dell'esperimento, e speriamo che appunto non sia più un esperimento, del bonus mobilità. Confesercenti da anni sostiene l'utilizzo della bici come strumento amico del commercio e sta contribuendo attraverso appunto il supporto di Assobici a costruire quella che noi chiamiamo la città delle biciclette, ovvero infrastrutture, quindi piste ciclabili, la possibilità di tracciare il proprio mezzo, quindi attraverso un codice identificativo nel telaio, un apposito registro, disincentivare così il furto, e poi anche una cosa più semplice ma importante, la possibilità che deve avere un utente di poter parcheggiare in sicurezza la propria bici, quindi attraverso delle rastrelliere. Il bonus mobilità 2020 è stato un provvedimento importante, addirittura di portata storica, oltre 200 milioni di euro per aiutare i cittadini italiani ad acquistare una bicicletta. Molte di queste non erano in regola con il codice della strada e questo naturalmente è un fatto di cui tenere conto la prossima volta, perché si tratta di soldi pubblici. Un'altra cosa molto importante è che così com'è, cioè dedicato all'acquisto di sole biciclette, non funziona. Noi abbiamo tante biciclette ferme in cantina e quindi dobbiamo prevedere anche dei voucher di riparazione o l'acquisto di solo accessori. Pensiamo soltanto all'importanza degli antifurti. Come i negozi di biciclette ci ritroviamo adesso a fronteggiare la crisi profonda della filiera del nostro mercato, non ci sono pezzi, non ci sono componenti e diventa difficile accontentare questa fame di bicicletta. Di che cosa c'è bisogno? Di incentivi con regole chiare, diluiti nel tempo, quindi non compressi in un click day, e che aiutino e spingano non solo all'acquisto della bicicletta ma anche al suo utilizzo.